Buonasera, benvenuti alla prima eh, puntata settimanale di OSS Investire. Eh, vi presento eh, subito eh, l'ospite eh, di oggi, eh, che è veramente la persona più indicata per il tema che andiamo a trattare. Eh, ve lo presento Alessandro Arrighi, Head of Retail Distributor eh, di Gamma Italia. Eh, benvenuto Alessandro, benvenuto tra noi. Adesso spiego perché sei l'uomo giusto al posto Buongiorno. giusto proprio oggi. Eh, allora. Buongiorno Marco eh, e benvenuti uno, a tutti. Grazie, grazie, grazie di essere con noi, Alessandro. Uno dei, temi, uno dei temi principali in materia di investimento è eh, l'atteggiamento tipico del risparmiatore italiano che non è un atteggiamento. Eh, di un risparmiatore propenso a rischiare. Anzi, tutt'altro, la storia eh, del risparmio in Italia è una storia di, eh, come dire, di attenzione, di tenere le posizioni, di rischiare proprio il giusto necessario. Però eh, c'è un problema di carattere generale che la propensione eh, del, eh, del risparmiatore italiano da cassettista, no? eh, questa tendenza forte del, del risparmiatore italiano. Eh, si scontra con una realtà eh, oggi particolarmente difficile per chi vuole investire sull'obbligazionario. E proprio su questo tema eh, volevo eh, confrontarmi con te. Se l'obbligazionario non va, su quali alternative bisogna lavorare sul risparmiatore italiano? Quindi su diversi strumenti o un po' anche sull'atteggiamento portandolo piano a piano a accettare di più il rischio? Caro Alessandro, ti passo la patata bollente, bollente come si dice in gergo. Grazie, perché effettivamente non esiste una soluzione, ma esistono un ragionamento complessivo. Beh, sicuramente l'abbiamo visto in questi ultimi anni, uh, dalla, dalla crisi dei, dei paesi periferici in poi, il rendimento degli obbligazionari uh, governativi è stato sempre più calando, arrivando poi a toccare anche rendimenti negativi. Da lì sicuramente è cambiato un po' l'aspettativa la, da una parte del risparmiatore che era abituato a dei flussi cedolari importanti ricordiamo, vediamo il BTP ma ricordiamo anche la ricerca di cose un po' più esotiche come i bond argentini dall'altra parte uh, sicuramente oggi uh, con morti e feriti una... È quello come sempre. Non esiste pasto gratis come si dice in finanza, e quindi, più si, si, si ha la ricerca di un rendimento elevato, e più ci si espone al rischio. Ma in questo caso, eh, non tutto l'obbligazionario ovviamente. Uh, può uh, come dire essere un problema o comunque uh, disattendere le aspettative di rendimento perché ci sono delle aree uh, anche decorrelate, delle aree uh, specializzate che possono essere molto interessanti. Uh, quello che vediamo oggi è che uh, le politiche di intervento delle banche centrali, l'iniezione di liquidità che è stata fatta dal 2008 in poi, di fatto ha come conseguenza che questo debito non può costare eh, allo Stato eccessivamente, quindi i rendimenti e i tassi rimarranno bassi a lungo eh, per far sì che tutte le politiche che sono state attuate non siano eh, un problema ul ulteriore a quello che è già in essere. Eh, da lì bisogna aggiungere il debito su PIL: l'Italia è uno dei paesi sicuramente più toccati da questo argomento, con una prospettiva del 155% di rapporto debito su PIL, e quindi. Uh, oggi la domanda è dove andare a cercare rendimenti allora Abbiamo visto uh, la notizia uh, più, più immediata uh, e più recente è quella del TLTRO uh, della Banca Centrale, che ha messo a disposizione quindi del sistema bancario uh, 1300 miliardi a, re, a costo meno 1%, Quindi praticamente uh, non, non gratis, ma addirittura uh, meno, meno di quanto potrebbe uh, dare indietro. Ecco. Di questi 1.300 miliardi, 550 saranno disponibili eh, per dare prestiti, eh, per far ripartire l'economia reale. Quindi eh, di fatto questa, questa è un'opportunità che eh, permetterà di rilanciare l'economia reale. E eh, qual è l'opportunità in questo momento, se cerchiamo sull'obbligazionario, è andare a cercare debito subordinato bancario. Perché? Perché nelle crisi precedenti le banche e la finanza, ricordiamo i subprime, eh, erano la causa del della crisi. Uh, mentre invece oggi le, il sistema bancario finanziario è parte della soluzione. E quindi esistono delle emissioni uh, obbligazionarie emesse dalle banche dalle assicurazioni, uh, che sono emittenti di altissima qualità, ma che hanno la possibilità di emettere un debito un po' più junior, quindi uh, un po' più, uh, diciamo, uh, remunerativo, che di fatto diventa un, un asset class, diventa un segmento assolutamente interessante. Sì. Alessandro, sul debito subordinato, siccome poi ehm, tra le obbligazioni bancarie c'è un, un po' di tutto e ci sono diversi livelli, eh, a quali bisogna esatto. stare attenti e verso quale bisogna tendere? Perché eh, i risparmiatori <ride> vanno orientati bene. Certo, allora ovviamente li, li, il concetto è questo, uh, l'opportunità sta nel scegliere la qualità di chi emette le obbligazioni, quindi andare a cercare una banca. Molto solida, uh, le nuove normative che sono state attuate uh, negli ultimi anni, quindi Basilea 3 e Solvency 2 per le assicurazioni, sono normative molto stringenti, molto vincolanti, che hanno obbligato le banche a capitalizzarsi in modo importante. E questo uh, li permette, secondo gli stress test, quindi le simulazioni, di reggere un'eventuale un, un nuova crisi. E su questo è, è molto importante. Ma quindi, da un lato andare a cercare le banche più solide, quelle più affidabili eh, e in questo preferire magari eh, le, le banche, le champions, le, quelle che National Champions, cioè le numero uno dei propri paesi sostanzialmente, evitando un po' anche la periferia perché un domani bisogna capire eh, quanto durerà questa crisi. E quanto poi le banche uh, saranno in grado di, di sostenerla. Uh, e sul livello di debito uh, ci sono effettivamente vari livelli, ma uh, se una banca non fa default, cioè se non fallisce una banca, uh, riteniamo che nemmeno il suo debito è a rischio. Uh, L'unico rischio che si uh, può uh, trovare su queste emissioni un po' più junior è il fatto che non c'è l'obbligo di cedola, quindi Potrebbe darsi che alcune emissioni non distribuiscono la cedola. Uh, quindi oggi il risparmiatore ha un'opportunità. Quindi con che, che, o, mentre... con, che ottica, con che ottica va collocato quindi l'obbligazione uh, o va, va, va acquistata? Con che orizzonte temporale? Va acquistata con l'orizzonte di quello che viene chiamata la prima call, quindi la prima chiamata di rimborso, che solitamente ha due o tre anni. Quindi io eh, mi compro oggi un'obbligazione eh, o mi prendo un fondo che è investito in obbligazioni subordinate, così non sto io a scegliere e mi affido a un gestore che lo fa per me e eh, sostanzialmente non tengo conto del prezzo dell'obbligazione perché tornerà alla pari a avvicinarsi della data della scadenza della prima chiamata. Questo mi permette di avere un emittente di qualità quindi eh, molto patrimonializzato, laddove la stessa banca centrale ha impedito alle banche di distribuire dividendi per mantenere il capitale solido e quindi per mantenere questa forza patrimoniale, e da, mentre invece questo divieto non è accaduto, cioè non ha toccato le obbligazioni, quindi il flusso cedolare. Ma Uh, su alcuni sui livelli di debito più junior le banche potrebbero non distribuire questa cedola ecco perché è importante affidarsi a un gestore che saprà riconoscere uh, la rischiosità di un'emissione rispetto a un'altra. Scusa ma di che ordine di rendimenti stiamo parlando all'incirca visto che non ci sono cedole ci sarà un vantaggio alla prima chiamata? Come allora ci sono cedole eh, praticamente il giochino è che andiamo a prendere eh, una una, una fabbrica, quindi la banca che è investment grade, quindi che è assolutamente uh, solida, e li prendiamo il, il debito più junior, quindi questo ci permette di andare a prendere due o tre punti di differenza rispetto okay. all'obbligazione uh, corporate di investment grade. Okay. E quindi okay. diciamo, oggi andare a prendere dei rendimenti del 3, 3,5 uh, su un'emissione obbligazionaria sono rendimenti assolutamente interessanti, visto l'ultima emissione BTP a 1.40 eh, fa capire eh, la potenzialità o almeno l'interesse che potrebbe nascere su questo tipo di soluzioni. Il, ovviamente, come non è tutto così semplice come se lo sto dicendo, eh, ripeto, è molto più importante affidarsi a chi lo fa di mestiere e che quindi ha tutta l'analisi approfondita per poter capire cosa comprare. Anche perché stiamo parlando di più emissioni che magari stanno all'interno di un fondo. Quindi... Ci vuole un gestore, come esatto. si dice, di quelli là, doc, per riuscire Ed a... Assolutamente, andare. esatto. Eh, altre, ci sono altre soluzioni sull'obbligazionario eh, che, per esempio, possono riguardare eh, delle, delle, dei, seg delle, dei segmenti, degli strumenti che sono molto eh, decorrelati dal mercato. Mi, mi riferisco, per esempio, alle emissioni assicurative nelle catastrophe bond, cioè sono tutte quelle protezioni, quelle riassicurazioni che toccano il mondo degli eventi climatici. Uh, per esempio sono molto legate al mercato americano perché sapete che c'è la stagione dei cicloni, uh, poi ci sono i terremoti. Poi, ecco, questi sono tutti eventi che non hanno niente a che vedere con le crisi finanziarie, con, con le epidemie uh, e che permettono quindi di andare a trovare dei rendimenti su uh, un mercato molto specifico. Uh, ma uh, che di fatto non subisce o subisce molto meno l'influenza uh, dell'evento, diciamo, finanziario. Uh, questa è un'altra possibilità. Così come uh, in America c'è un mercato molto importante della cartolarizzazione dei mutui, uh, che una volta fallite tutte le, le banche che hanno prestato in modo indiscriminato, oggi uh, c'è un tessuto del mercato immobiliare legato a... Ai Mortgage Bank Securities, quindi uh, tutto il mondo della catalizzazione dei de mutui che diventa assolutamente interessante. Ovviamente non è un mercato per tutti, non è che si va in banca e si chiede direttamente così allo sportello questo tipo di strumenti, ma esistono delle soluzioni assolutamente reperibili uh, che tramite uh, l'ausilio la, la, di un consulente finanziario si può andare a, a, a cercare. Quindi, Oggi abbiamo uh, sicuramente un sistema di liquidità che ha aiutato. Uh, a tenere i governativi, che ha aiutato a non far fallire gli stati, che ha aiutato oggi a far ripartire l'economia reale e quindi questo benvenga è stato sicuramente la prima mossa uh, efficiente che è stata fatta all'indomani della, 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 diciamo della, della dichiarazione della pandemia. Uh, oggi quello che dobbiamo vedere è come questa liquidità si trasferirà sull'economia reale. Quindi, come andare a prendere le opportunità di una ripresa dei consumi, di una ripresa della crescita che tutti si aspettano dal 2021. Mm. Quindi entriamo nell'altro comparto, nell'altro ambito, quello più rischioso, diciamo, l'azionario. Eh, perché ma abbiamo visto negli ultimi due anni, anzi negli ultimi 11 anni, eh, quanto il mercato azionario potesse essere. Uh, quando lasciato in una condizione di linearità quanto potesse essere interessante, ovviamente, abbiamo visto a marzo quanto può venire giù in modo violento. La, il uh, il FUSIMIP ha, ha subito la peggior caduta della sua storia il 16 di marzo, uh, di meno 17 punti in un giorno. Quindi non è un mercato per tutti, è un mercato dove bisogna conoscere, bisogna entrare gradualmente, uh, bisogna entrare uh, con un'ottica. Uh, di medio-lungo periodo, ma sicuramente oggi ci sono dei settori, ci sono dei trend che già sono ripartiti. Uh, se prendiamo la storia della pandemia, è partita da est e oggi si trova con il, il punto cruciale sul Sud America e l'America stessa, il Nord America. Ecco, bisogna pensare che eh, nel sud-est asiatico ci sono de dei consumi che sono ripartiti già da un mese, un mese e mezzo, eh, e che stanno adesso, trainando tante cose. Adesso, è una mia curiosità: te, come è, è vero che non sei un gestore, ma comunque sei un grosso conoscitore eh, di tutta la materia e hai un contatto quotidiano. Eh, con i consulenti finanziari. Volevo capire da te se, avevi, se che tipo di simpatia avevi maturato uh, um, rispettivamente a fondi settoriali e fondi geografici, se preferivi settoriali e geografici o viceversa. Uh, allora, qui bisogna, eh, bisogna fare la distinzione eh, ho tra... Capito, le... Le... Ti, ho no. messo, ti ho messo arance. Con no, le no, le pietre, no, 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 no. Cioè, però... che... In realtà, in realtà qualcuno mi fa la differenza e mi dice guarda che a me il settore, in realtà i settoriali in questo momento forse sono meglio perché i geografici stanno scondando tutt'altre problematiche. Però voglio dire, lo volevo sentire. Sì, sì, se allora, sei. diciamo che io la, la fortuna che ho, che in questo momento lavorando per la società che, che fa di, di fatto dal picking e la, dalla gestione attiva il suo credo. Vuol dire che in tutto si può andare a cercare la qualità. Uh, il risultato che verranno nei prossimi anni saranno figli di una selezione, di una metodologia e, e tutto il tema dell'ESG, che non è altro che un, una, un perfezionamento di un'analisi societaria. Quindi tutto quello che riguarda l'approccio extra finanziario, cioè l'approccio alla qualità dell'azienda e quindi la qualità del titolo che si va a mettere in portafoglio, sono tutte figlie di questa necessità di, 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 di differenziare il buono dal cattivo. Oggi il settoriale e, il, e i trend sono sicuramente uh, settori dove uh, c'è la possibilità di andare a prendere aziende leader, c'è la possibilità di uh, andare per tematiche e, e oggi ci sono dei temi che sono sicuramente molto più uh, trainanti, uh, la salute, uh, i consumi. Uh, come i consumi del lusso, la tecnologia, tutto il settore farmaceutico, uh, tutto quello che in qualche modo veicola uh, dei, dei, delle crescite dirompenti uh, rispetto a, ai, ai settori tradizionali. Poi ci sono a livello geografico, ci sono dei paesi uh, che sono ripartiti prima, vedi la Cina, ci sono dei paesi che Uh, hanno un sistema qualitativo interno, vedi uh, la Svizzera, anche nelle piccole e medie imprese, uh, ci sono uh, di volta in volta uh, sicuramente una, uh, come dire, capire quanto uh, il fenomeno dell'economia reale può impattare bene o male su un'area geografica. Oggi sicuramente... Cioè, dopo tre mesi di lockdown, l'opportunità nasce nella voglia di rivalsa, nella voglia di, di uscirne, nel tornare alla normalità. E quindi, tutto il mondo dell'e-commerce, come è stato un po' la, la manna che è caduta dal cielo. Se avessimo avuto il lockdown dieci anni fa, saremmo tutti morti di fame e nessuno si avrebbe, avrebbe potuto comprarsi le mascherine senza uscire di casa. No? sto esagerando, ma il concetto è che. Le grandi piattaforme di e-commerce hanno di fatto permesso a tutti di rimanere connessi. Io mi sono comprato lo schermo per lavorare da casa, mi sono comprato la webcam per fare questa videoconference, quindi eh, era impossibile andare in un negozio, era impossibile uscire di casa per, per poter continuare a avere un minimo di normalità. Tutto su, questi sono tutti i settori, eh, la ricerca per il vaccino, eh, i respiratori per gli ospedali, piuttosto che uh, tutti i brevetti che sappiamo nel mondo farmaceutico uh, chi trova un brevetto ne ha l'esclusiva per dieci anni infatti sul covid la prima cosa che si è detto è nessuna esclusiva il brevetto è per tutti uh, chi trova il vaccino lo, lo, lo condividerà con tutti ecco questo fa capire che uh, il mondo uh, della, della tecnologia che va dal pagamento elettronico all'acquisto e e-commerce alla macchina elettrica hai big data per censire tra le, nelle app gli immuni piuttosto che il, il consulto. Tu lo sai che Alibaba ha i sistemi di pagamento elettronico, ma anche un'app che gli permette di fare, uh, di essere interattivo, interagire con dei medici a distanza e di fare una prima visita virtuale uh, con un medico se hai un problema di salute. Quindi oggi. Uh, sicuramente tutto questo va a beneficio di aziende che sono leader di questi settori e che stanno beneficiando uh, di grosse potenzialità di crescita. Vabbè, sono pago del risultato perché ti ho fatto dire che preferisci i settoriali, ci sono arrivato. <ride> eh, abbiamo visto, sai cosa, che abbiamo, prendiamo il tema, il tema del lusso, dove l'Italia, sì. la Francia, ma soprattutto l'Italia è un paese eh, ai vertici no? come, come aziende leaders nel settore del lusso. Guardiamo cosa è successo a queste aziende a metà marzo. Uh, Ferrari, Ferragamo, Moncler, uh, Gucci e quant'altro, sono tutte aziende che hanno subito l'impatto geografico. In quel momento lì l'Italia era condannata perché tutti lo vedevano come il fulcro del virus in Europa e il mercato italiano è stato colpito indistintamente. Quindi, se io avessi fatto una scelta geografica, in quel momento lì anche le aziende di qualità hanno subito l'impatto, quello che si chiama beta di mercato. Uh, se invece mi sono spostato su uh, un, un settore, beh, uh, quell'impatto quel l'ho attutito, addirittura ci sono dei settori che uh, hanno retto molto, molto meglio del, di quelli geografici e, e, sono, e sarei già ripartito. quindi uh, chiarissimo. È, è no, no, chiarissimo, questo è un esempio molto calzante e fa capire bene perché eh, l'approccio settoriale in questo momento può essere una buona cosa. Ti volevo chiedere... Uh, settoriale sì, ma come? Fondo tradizionale, eh, piano d'accumulo sì. o altro? Oggi uh, c'è molta volatilità. Questa volatilità eh, non è guidata dall'analisi del mercato, ma è guidata dall'emotività. No? Uh, L'emotività e la paura che si ha a fare certe scelte questa paura arriva anche dalla, man dalla mancanza di controllo di un evento. Se io non, non sono padrone di quello che accade, mi spavento e quindi lo subisco molto di più. Oggi, il miglior modo per togliere questa paura e questa uh, volatilità, ma anche questa incertezza su quando e come ripartirà veramente il mercato, è il piano d'accumulo, l'ingresso graduale che si può fare o dalla liquidità ma anche da un, da un fondo obbligazionario entrando progressivamente mensilmente trimestralmente uno può scegliere la cadenza che ritiene più, più facile da gestire ma sicuramente se io devo fare un investimento a 3-5 anni eh, comprare a sconto cioè mediare il prezzo con degli, ingre con degli ingressi graduali è il miglior modo per eh, appiattire, per, allineare, per eh, smussare i picchi che ogni tanto si vedono sul mercato. Mi sembra tutto, eh, tutto chiarissimo, Alessandro. Avevo un'ultima domanda da farti, però questa non è direttamente connessa al mercato eh, o perlomeno all'aspetto all dei prodotti e delle soluzioni e dell'inquadramento generale che hai eh, ricostruito eh, in maniera magistrale, lo riconosco. Eh, volevo sapere da te, eh, i consulenti finanziari che vedi ogni giorno in questo momento eh, sono pienamente, diciamo, stanno controllando al meglio la situazione? Li vedi, eh, li vedi effettivamente sul pezzo? Hanno, stanno facendo le mosse giuste con i risparmiatori? Beh, allora, guarda, in questo momento siamo rimasti collegati per da metà marzo in poi in tutti i modi e sono stati molto, molto assidui nel, nel cercare informazioni, nel partecipare anche al, alle web conference, ai webinar che abbiamo organizzato con i gestori, con i, i macro strategies, quindi si sono informati tantissimo, credo... Per quelli che le conosco e quelli che ho sentito sono rimasti molto vicino ai clienti, adesso sono spariti. Sono spariti per me perché sono tutti dai clienti, si sono messi le mascherine e sono tornati al contatto fisico perché è quello che fa la professione, è quello che fa la differenza oggi sul mercato, un consulente uh, professionale responsabile è, una, è, un, è, un prof, è un professionista che va a trovare il suo cliente. Quindi noi oggi abbiamo il problema che facciamo fatica a, a raggiungerli uh, e, e la frequenza ai nostri webinar sta, sta diminuendo, ma perché hanno sicuramente la priorità di servire il cliente. E di rassicurarlo sul fatto che non sono mai spariti, che sono sempre stati collegati virtualmente al mondo dei professionisti e che è giusto andare a stringere, non dico stringere la mano, ma andare a toccarsi il gomito e uh, a trovedersi a quattro occhi fisicamente quello che manca anche a noi, perché ovviamente per noi è ancora, ancora presto per farlo. Quindi, sì, diciamo che sono stati sempre presenti, effettivamente. Oh, se li vuoi riattirare, tu puoi dire mi ero scordato di dirvi una cosa. <ride> magari, magari ritornano con un prossimo, con un prossimo webinar, sì. magari ah, con dimenti un webinar. Dimenticavo. dimenticavo. Mi ero dimenticato questo. un dettaglio. Ecco. Esatto, Va bene, adesso, bisogna, no, adesso, ma... ogni tanto bisogna scherzare, ma comunque abbiamo segnali molto positivi dal mercato. Quindi c'è molto desiderio uh, di riprendere la corsa che dai dati di raccolta peraltro la corsa non si è mai interrotta e questo è il dato uh, più importante quindi uh, detto questo Alessandro ti ringrazio moltissimo è stata una chiacchierata molto Grazie istruttiva hai spiegato bene tutti i meccanismi uh, del mercato in questo momento e le linee di tendenza verso cui sta andando quindi saluto Alessandro Arrighi head of uh, Retail distributors di eh, Gam Italia e gli do appuntamento per una prossima occasione. Vi starò la sua grazie vista, per l'opportunità e saluto tutti i nostri videoascoltatori A domani non mancate, sempre numerosi. Grazie, grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti, a presto. Grazie, Marco.